Sai che Google Plus tra un po' sarà dismesso, sapete? Ma che dici? Come sarà dismesso? Mi sa che il Google non lo supporterà più. Ma com'è? Ma che dici? A me piace, ma Così ha detto, mi ha detto quel ragazzo lì che ci fa il corso di social media marketing. Poi chiedo conferma. com'è? Non è uno degli elementi rilevanti della SEO, e di... Boh, dice che è proprio poca roba rispetto a Facebook. Allora avrebbero deciso di chiuderlo, insomma, di non supportarlo più quantomeno. Sì, bello, è diverso come sono, ma è proprio bello invece. A me piace. Ma io non è che lo uso tanto, insomma. Però vedo, comunque sta aumentando, cioè mi compaiono sempre più Vabbè. persone. Google saprà quello che dirà. Allora, dai, vogliamo andare avanti un po'? Sì. Va bene. Quindi, resume. Tac. Allora, abbiamo utilizzato le librerie MySQL I per realizzare per fare un'interrogazione al database utilizzando PHP. Di questo esempio qui, l'unica cosa che dovevamo fare ancora era chiudere qualcosa. Dopo che abbiamo scritto i risultati al video, dobbiamo scrivere MySQL underscore close, credo. MySQL I underscore close. Non mi ricordo se era così. Close, così, che chiude la connessione al database e poi MySQL i underscore free result. Aspetta, com'è? Anzi, no, mi sa che è il contrario, ma SQL free result prima, dove specificare la result, quindi dollaro ris, dollaro ris, ok. Quindi dobbiamo liberare le risorse di memoria relative alla funzione MySQL i underscore query. E poi dobbiamo deallocare il puntatore alla connessione al database. Quindi, ricapitolando, con questa istruzione, free result, andiamo a liberare la memoria relativa alla funzione MySQLi underscore query. Comunque c'è qualcosa che su questa riga mi dà lo stesso errore di prima. Un'altra. Aspetta, vediamo se me lo dà pure a me. E poi con quest'altra MySQLi underscore close credo che vada a deallocare la memoria del puntatore alla connessione. Ok? Quindi libera tutta l'area di memoria che avevamo utilizato per fare queste operazioni. Quindi diciamo scrivendo adesso dopo MySQL di close non fa nulla perché non è proprio più connesso. No, abbiamo tolto la Cioè si connessione. tipo stacca Vediamo se ho sbagliato qualcosa. la. Un warning. No, non mi dà, ho tutto a posto. Ok? Aspetta, dove stavo lavorando io? Adesso siamo andati a cercare queste qua su php.net, vediamo. Esatto, free result set che è questo, e questo invece vai a chiudere la connessione. Free result set e MySQL close. Ok?
Però dentro al coso devi mettere la, il dollaro o qualcosa? Ah, con, l'ho messo una cosa. Sì, dollaro link, noi l'abbiamo chiamato dollaro link. Sapete perché non mi ha dato errore? Perché siccome la connessione che ho è l'unica aperta, lui si è preso quella. Ah, ok. Me l'ha dato errore, secondo me. Ti dà l'errore? Se non ci dà l'errore, sì. Ah, ok. Vabbè. Però no. Ecco, me l'ha levato l'errore. Ma sai, può darsi pure, sai perché? A qualcuno potrebbe uscire warning, perché è una questione di php.in. Capito? Cioè nel php.in magari di qualcuno può essere configurato diversamente da quello che ho io. Sì. Sì. Allora lì ci sta magari che i warning escono, a me magari non mi escono. Sì. Però io in pratica, lui mi dice dynamically related files cannot not be discovered because there is no site definition for this document. E poi c'è un link al setup. Non può essere scoperto perché non c'è. Forse ce l'ha pure detto. No, ti dice solo che non puoi parlare prima direttamente perché non è configurato nel documento. Ah no, aspetta ragazzi, però non lo fate queste cose, eh? Cioè fatelo sempre da qui. Sempre dal browser voi dovete lanciarlo. Sì, sì, io faccio. E l'anteprima che cos'è? No, qui nel Dreamweaver. Infatti io quello te lo do. Cioè, ho capito, voi dovete volete modificare. No, ce l'è pure. Setup lì, 1-2, la riga di sopra. Related files cannot. Ah vabbè, ma questo non stavo forse perché non c'è un sito a definizione perché dentro perché dentro di Dreamweaver non avete settato un sito web per il suo server interno, ma che ci frega tra noi. Ok. E una curiosità, che implica non chiudere la connessione? Niente. Cioè, per noi niente. È un vantaggio farlo. È un vantaggio, però non implica errore. Diciamo che c'hai dopo, cioè se tu metti questa applicazioncina in produzione dovresti osservare tutte queste regole, perché chiaramente tutti che accedono lì, allora dopo le aree, diciamo le locazioni di memoria sporche ti si accumulano. Lo switch. No, ti si accumula la memoria sporca. Quindi c'hai risorse che sprechi, no? Quindi è un'ottimizzazione della memoria, tutto là, non è che... Ah, ok. Anche perché poi, comunque, quando finisce la pagina, diciamo, l'area di memoria comunque viene liberata, però va a finire nella garbage collection. Cioè, nella una sorta di memoria tampone che riceve tutte le variabili non deallocate. Capito? Guardate subito qua, c'è un errore di sintassi alla linea 23. Perché c'è doppio virgolette a rovescio. Sì, dove? Pizzoli, doppio virgolette. Stesso errore che ho fatto io. Ah. Però questa query che ci hai fatto vedere tu oggi è molto più complessa rispetto a quello che ci hai fatto vedere Massimo. Perché voi magari avete fatto una query con solo una tabella, io l'ho fatto con due tabelle. Ah, quindi tu hai associato due tabelle. Io nella query ho chiesto, fatemi vedere i titoli con i nomi delle case editrici. Dove? Libri? Anzi, guarda. Se io faccio così, questa è banale quella che abbiamo fatto noi, perché tanto è tutto il solito. Sì. La cosa più carina sarebbe di farvi vedere anche gli autori. E lì sono cavoli. Quindi qua cioè, fai vedere il titolo, il solito e l'autore. Io ho chiesto libri punto asterisco e casa editrice. Poi dopo addirittura, quindi in realtà qui è uno spreco proprio enorme. Io ho chiesto, mi sono fatto rappresentare titolo e casa editrice. A rigor di logica bastava libri.titolo
virgola, casa editrice. Non ci vuole asterisco, asterisco, no? Est è pure st casa, perché poi lo uso qua. Quindi casa editrice, virgola, st underscore casa. Vabbè, anzi no, nemmeno, perché quella è una, è una condizione URL, non gliene frega niente. Quindi in realtà qui è inutile chiedere libri punto asterisco, perché se poi vado a rappresentare solo titolo e casa editrice mi servono solo due campi in realtà, no? Solo questo mi serve. E se tu, come hai detto tu, vuoi aggiungerci l'autore? Allora, ecco, se io volessi aggiungere l'autore adesso, no? Dove devo andare a lavorare? C'è una virgola dopo che è nome di from. Ah sì, scusa. Ok. Quindi l'asterisco l'hai levato? Eh sì, l'ho levato perché... Ma non ti funziona lo stesso. Che volevo. Mamma mia, sta query. Mamma mia, quanto è brutto. Libri.titolo, si chiama titolo? Aspetta, eh. O titolo con la lettera maiuscola. Non pare titolo, no. La... Titolo, no. No, titolo è piccolino. Titolo. Si chiama titolo. Sì. L'abbiamo usato così. Ah no, però non è salvato, fermo. Era questo. Ok, vabbè. Allora, titolo e casa editrice. Adesso la query è più ottimizzata, no? Perché non ho sprecato risorse. Però, se adesso io volessi aggiungere l'autore, dobbiamo andare a vedere l'autore come è relazionato con libri, capito? Nel database. Nel database, come è relazionato? Allora. Quindi c'è database, qui l'autore non compare, giustamente non deve comparire, no? Sapete? Nativi, cioè nella tabella libri non deve comparire l'autore, perché essendo una relazione non a molti, quello che diciamo fa fede è questa tabella qui, cioè questa tabella che mi va a collegare il libro con l'autore. Quindi adesso io dovrei aggiungere adesso nella query, anche se dovrei aggiungere la tabella la tabella nominativi, che sono gli autori, giusto? Sì, o sì. I curatori o i cosi, sì. E la tabella quali? No, la tabella questa, sì. La quale questa è legata, chi è che è legata a libri? A PID libro. Quindi adesso io devo fare una query che è fatta con 3-4 interjoin. Questa qua volentieri gliela lascio al Massimo per la prossima volta. Grazie. Se no possiamo provare. No, c'è prego. Dobbiamo, cioè in realtà, ecco perché cioè se ci fosse uno strumento tipo, come si chiama, ci stanno dei, devo chiedere al Massimo di scaricare dei tool, questi qua che ti fanno, che tu trascini i campetti e te le fanno loro queste cose, capito? Ah, e così si può fare, però insomma ci perdiamo un po' di tempo, cioè che ti genera comunque, ti genera l'SQL, l'SQL solo tu gli dici queste sono le tabelle, ma dal database. Un tool che si si associa a un plugin, di un plugin, ok. Poi magari lo cerchiamo, però volendo si può. Cioè adesso se tu volessi mettere qui il terzo campo, autore. Sì. Autore, metti qua, qua sopra, casa editrice e poi TD. No, non lo faccio. TD più, autore. Ah, nell'eco. Capito? No, TD. Ok. E poi qua punto qua TD chiudo punto questo, poi altro punto. Qua dobbiamo mettere dollaro riga di autore, se ci fosse, no? Sì. Adesso si incazzerà con una bestia perché dice, no, non ci sta il campo autore.
qua chiudo TD, TD, io per moglie gli mando titolo di nuovo perché sennò questo si arrabbia, no? Ah, se gli metti autore non va. Non c'è, non l'abbiamo messo nel, no, qui nel, nell'SQL. Ah, ok. Allora sennò si arrabbia. Adesso lui ti farà anche la terza colonna. Dove sta? Ah, non ho salvato. No, non l'hai salvato. Non ho salvato. Save all. Ti aggiunge solo la, il campo. Oh, cazzo, non la sta. Porca miseria. Ah, eccolo. Ah, capito? Adesso qua io ci ho messo di nuovo il titolo, quindi mi ripete il titolo come se fosse l'autore. Perché devo fare la query per bene, no? Cioè, se adesso io provo a scrivere. Ah, ecco. Se adesso provo a scrivere autore. Anzi, autore non esiste, quindi si arrabbia. No, no. Ctrl Z, Ctrl Y. Titolo. Ctrl S. Ok, vabbè. Ora, se noi volessimo aggiungere l'autore, dobbiamo qui, qua abbiamo fatto il link tra libri e case editrici. Adesso noi dovremmo continuare qui, qua, dovremmo continuare, capito? Dovremmo continuare. Cioè, devi continuare col select. Dovremmo continuare, inner join ancora, capito? Inner join. Sì. Adesso libri e case editrici dobbiamo fare. Anzi, inner join, quindi libri, aspetta, libri.titolo on autori. Inner join, no? No. No. Allora, qua adesso noi dobbiamo fare nominativi. No. No, la qualifica. No, noi adesso dobbiamo legare libri a questa che c'ha la chiave, la chiave di collegamento, capito? Pin del libro. Sì, adesso quindi io sai che faccio? Non sapendo né leggere né scrivere, tu dici, no? Allora, cavolo sta. Io vado a prendere questa. Ok? Mm-hmm. Me la vado a mettere qui. Qua. Qua. Ok? Ok. E qua quindi il URL dobbiamo metterlo dopo. Inner join nominativi underscore qualifica. Allora, quindi prima del URL dobbiamo mettere. Allora, inner join nominativi underscore qualifiche, vedi? Basta seguire on. Adesso dentro libri ci abbiamo il pid libro, no, il di libro. Il di on libri punto id libro uguale nominativi underscore qualifiche punto pid libro. Ok, scusa, oh, che ci stanno due inner join, sì. Dopo id casa, ad esempio, nella seconda riga, sì, alla seconda riga, cioè inner join e poi inner join. Ah, scusa, sì. Ok, inner join nominativi, poi questa è la quarta, la terza, e poi ancora adesso devo fare questa con nominativi. Capito? Join esatto, inner join nominativi on uguaglianza delle chiavi on nominativi qualifiche
nominativi qualifiche, punto PID nominativo uguale nominativi punto ID nominativo, così. Adesso where casa editrice uguale Rizzoli and nominativi punto nominativo, scusate, libri punto titolo casa editrice, adesso qua virgola nominativi punto, adesso sì, posso aggiungere nominativo. Se va bene siamo rovinati. Fammelo. Ok, facciamo se esegui. Cazzo, forte. Che andava. Forte. Guarda, ve lo scrivo dentro, guarda, mi metto un... Faccio così, guarda. Nuovo, new, create, faccio così. Ok. Allora guarda, questo è il primo campo, secondo campo, terzo campo, ok? From, adesso devo il primo inner join è libri e case editrici. E questa è l'uguaglianza della chiave. Poi c'è il secondo inner join, viene fatto tra il risultato del primo, attenzione, il risultato del primo inner join di tutto questo con nominativi qualifiche on, cioè in particolare sulla tabella libro e nominativi qualifiche. Questo è il secondo inner join e questo è il terzo e questo è il where solo ed editrice Rizzoli, sono tutte Rizzoli, come se. No, c'è solo altro non piani no. Guarda, faccio così, ammazzato. Faccio così e poi faccio così. Faccio così. Sì, aspetta, vediamo se mi ha aperto la sessione, sì. Allora, m.dipaolo, @labweb.it e qua mettiamo la password. Esercizi, bacheca, qua, incolla, ok, invia, ok, ce l'avete. Questo è tosta. Quindi adesso se io prendo questa query e la vado a mettere nel mio file qua così, paste, ok, vediamo se si... no, non si incazza perché è tutta una riga, perché magari facciamo così, va, tac così. Adesso qui ci ho messo il terzo è l'autore e il campo è nominativo, ok? Quindi adesso io vado qui, tac, ecco qua. Allora, per fare questo in maniera un po' più automatica dovete tenere presente quali sono le relazioni, capito? Ecco perché qua ci sono delle relazioni che sono ben precise, capito? E quindi io ho sfruttato quelle relazioni che ho visto e ho fatto la query.
Diciamo così, va. Se da arrivare a un tedesco. No, ma magari dite al Massimo se mi fa, se conosce o se trovate insieme, magari lo trovo a lui, un tool per fare le query in maniera disegnata, in maniera visuale, capito? Come per esempio come c'è l'Access. Quello è un port- cioè così magari così è forse vi sforzate più a farlo, quindi magari. Forse prendendo la mano uno si sbatte la testa di rimanere. Così siete, diciamo. Non bloccato voi. Non no, concentri sul codice PHP poi dopo, capito? No, 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 guarda, io ho cominciato con Access e ti assicuro che era una favola. Access è limitato come DB, perché non è un DB server come questo. Sì. È un file che va, sì, manda le query avanti e indietro. Avanti e indietro. Però c'ha dentro c'ha un modulo grafico, sì, che tu pigli campetti di tiri tac 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 e fa tutto lui, cioè quella cosa te la costruisce lui, capito? E mi ricordo che faceva delle query con 3000 tabelle, che te frega, tanto ci pensa lui. Però, scusami, parlando di collegamenti e relazioni, non c'è secca niente lo designer che tu già colleghi con i segni? Forse il designer. No, è solo visuale. Quello è solo, non, cioè, non fa un click e poi ti genera l'SQL pure. Quindi io non sono arrivato a sta cosa. Non lo so. Non lo so, per vedere. Dai, guarda, un attimo in bagno, aspetta. Allora, per esempio, qual era... Ah, però qua non lo so perché io non ti... Allora, sto su libreria, faccio designer e ce l'ho qua, giusto? Di casa, con... Allora, nominativi, vabbè, non lo fa. E lo stato qualifica se è stato in mezzo. Però non te lo fa perché... Non te lo fa, eh? Questo è non di più, avevo il problema. Ah, le relazioni. Lui stava su IndoDB, stava? Sì, questo lo fa. Non si può cambiare il numero? Si può pure cambiare, no? Modifica. Però comunque non vedo nessun tastino di... Scusami, che ti esporta l'orto. Modifica. Come devi la modifica? Ma qua proprio? Sì, sì. E non lo fa. No, no, modifica. Ma qua proprio. Cioè in ognuno di noi devo mettere... No. No, non te lo dice il mio DB. Facciamo così, libreria, c'ho questi. Per cambiare il tipo deve entrare in ognuno di loro. Ok. Modifica. No, no, devi andare su operazione. Ah, su operazione, lo dici? InnoDB tipo vedi sotto c'era una ISAM. Seleziona tutti, modifica. Ah, aspetta un secondo, io qua ho chiamato il mio database libreria underscore 2. Sì, aspetta. Però se l'hai messo nel file di... Guarda se sta nel file di configurazione. Ma è tipo una cosa del genere il tool. Guarda. Noi ti ricordi questo è il negozio che ho fatto la prova. E c'è la relazione, abbiamo fatto. Però a noi serve una cosa, non tanto il design delle relazioni, ma proprio quando tu fai una query. Tu puoi fare delle query con questi, capito? Cioè su ogni collegamento, da PID, da ID... tu qui dovresti avere dei campi dove tu ti trascini questi cosi e lui ti fa la query, capito? Come se faceva con Access. Mi sembra di aver visto qualcosa prima. Cosa? Ti ricordate quel più che mi avete fatto vedere? Cioè, diceva, mi avete detto, c'è un più da qualche parte. E tu c'hai il più perché alcune cose sono... a noi c'è più... Ah, già, perché voi c'avete la... A te invece è più piccolo e quindi ti escerà di più, però vedi, privilegi, a te non, tu non vedi routine, sì, vedi sì, trigger. Sì, no, ho capito, capito. Non c'è niente. Forse trigger. No, trigger è un'altra cosa. Un'altra cosa. Questo è il design e da qui, non lo so, importa il PDF. No, aspetta, è qua, questo. Questo è quello che crea le relazioni, okay, tra, vabbè. E lo fa. Ma se io voglio fare query?
link diretti, accademia della griglia, spagna. Vai un attimo, ah, query da esempio, ecco questo potrebbe essere, ecco questo. Questo qua, praticamente tu, ma... Vedi un po' Visual Builder che cos'è? Uscire una rotellina per ognuno, però, option. E non vuole fare cazzate. Capito? Cioè, guerra, tu giugno, vedrai giugno, che questo guerra. Qui te lo fa pure, il problema è che è ostico da usare, capito? Cioè magari più poi diventa più complicato. Eh? No, più magari diventa più complicato per fare. Capito? Sì, è una giocata del padre. Qual è che dicevi te? No, quello... però non è grafico. Cioè forse è semplicemente di. Però. Non ha trovato niente, dai. Come si può scrivere? Non si stanno. Io scrivo, ho cercato MySQL Query Generator. Se no, cioè. Ah, che ti stanno a trovare il tool. MySQL. Aspetta, MySQL Workbench, ecco questo, fermo. Workbench. Questo qua. Allora, MySQL is a unified visual tool for database architect, developers and DBAs. MySQL Workbench provide data modeling, SQL development and... capito? Questo. Tac, eccolo qua, vedi, fa vedere l'esempio qui. Download now. Download now, questo qua. Vediamo un po', può darsi... vabbè, vediamo un attimo. Download qua, Windows... vabbè, ecco questo, se ne è accorto. Select version 5-6. Ok, no, non c'è mai Oracle, ma che c'entra Oracle, scusa? Ho visto sign up. Ma install documentation. Ah, no, thanks, ho capito. Già start my download. Ah, ma già l'ho scaricato a te. Perché ha cliccato? No, thanks. Inizia il download. Adesso lo voglio provare, no, magari proverò a installarvelo e così poi dai, domani me la faccio. Sì, proverò a installarlo così. Password admin, qual è? Lo sto installando. Fallo installare Massimo. Sì, c'è Massimo, ok. Come si chiama? Ho detto Workbench. MySQL Workbench. MySQL Word... no, Work. Ah, Work. Workbench. Workbench. CH. CH. Guarda qui, non fa vedere. Questo è il DMG, ecco qua. Va bene. Questo magari dai, prova a installarlo e poi. Vabbè, dai, prega. Sì. Avete visto pure la mega query? Possiamo spegnere?
Ciao. E noi ci vediamo. Buon weekend. Pure a voi. Ciao.